Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ultimo video che registro oggi è secondo me uno dei video più belli che faremo all'interno di questo canale, perché sarà veramente tanto divertente, ma non tanto, poco, tantissimissimo divertente. Allora, nello scorso video in cui ho potenziato al massimo, avevate notato che appunto, oltre ad avere un sacco di monete per appunto potenziare il nostro amichetto, avevamo anche 10.000 blinks. Perché ci abbiamo 10.000 blinks? Beh, se sapete giocare a Brawl Stars, se non giocate da un'ora almeno, quindi se giocate da più di un'ora, sapete benissimo che i blinks servono ad una cosa sola, e cioè a comprare le skin. Ieri sera, mentre me la stavo chillando così a giocare con i miei amici, ho così, per passare tempo, mi sono messo a guardare un po', no, di skin nel negozio per capire di cos'è, ma qualche brawler che uso così, cioè qualche skin di quella figa incredibile che dici, madò, la vorrei troppo così. Allora, vi dico la verità, io onestamente ormai ho shoppato un sacco di skin che mi piacciono e solitamente prendo sempre quelle che mi piacciono. Ma ne ho trovata una che io credo, e questo infatti è per questo che ho messo questo titolo, credo di aver trovato, cioè di stare per shoppare una delle skin più belle che esistano all'interno di Brawl Stars. Sto parlando di una skin di Colt, e se avete occhio avete già capito di quale skin sto parlando, e quindi ovviamente oggi la shopperemo e la andremo a provare in game. Sto parlando, signore e signori, della skin Colt Angelo Oscuro. Ora, io non voglio dire che è la skin più bella di Brawl Stars, perché ce n'è di bellissime, però a mani basse, e qui ragazzi ditemi quello che volete, poi saranno gusti, ma è la skin più bella che abbiano fatto di Colt. Cioè, questa vi dirò, è pure carina, ma ragazzi, questa, che tra l'altro molti mi stanno dicendo che era pure gratis a Natale, però io devo spendere adesso 5.000 bling per averla. Secondo me, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Io la voglio andare a prendere, vabbè, era gratis, raga, purtroppo io non c'ero quando era gratis, quindi andiamo a shopparla. Ripeto, secondo me è una delle skin più fighe che ci sono all'interno del gioco. Supercell Make, ideata da KDA Poltergeist. Bravo. Abbiamo sbloccato ovviamente anche un po' di roba, e ovviamente ragazzi questo sarà un video incentrato interamente sul mio amico Colt. Chiaro, chiaro, ovviamente che ancora ragazzi Colt dobbiamo pure boostarlo al massimo, perché io ancora non l'ho fatto neanche al massimo, non l'ho potenziato, e purtroppo potrei farlo, ma voglio aspettare di farci un video dedicato per potenziarlo al massimo, perché ormai è diventata una rubrica quella di potenziare i brawler. Quindi faremo un video dedicato in cui andremo a potenziare Colt con l'overdrive. Non lo faremo in questo video perché abbiamo già speso troppi bling, quindi abbiamo già speso troppo. Ci prendiamo ovviamente la skin. Raga, ma guardate che figata. Cioè, ma anche quando entra nella lobby si ti viene da dire wow, che cosa incredibile. Ovviamente, come in ogni video, si va subito a fare una sopravvivenza nel chilling per riscaldarci, anche se ho già registrato dei video prima, però comunque noi per riscaldarci la sopravvivenza l'andiamo a fare sempre, e vediamo, perché tecnicamente la sopravvivenza è territorio Colt, quindi dovremmo poter, no? Dovremmo riuscire un minimo a... Oddio, guarda che figata pure quando spara. Ma cosa vuole il primo? Allora, io con Colt un po' di coppe ce le ho, non ricordo esattamente quante, quindi non so effettivamente se incontrerò bot, però io nel dubbio, sappiate che ve lo dico, potremmo metterci a piangere in questo video. No, scherzo, in realtà. Allora, fatemi ammazzare questo 8-bit, perché ha leggermente rotto le scatole. Mi ha lasciato quasi one hit, ma l'importante è che l'abbiamo ammazzato. Aspetta che c'è anche sto il primo qua, così per divertirci al volo lo killia. Ragazzi, vi giuro su Dio che mi sono cagato addosso. Ma muoio, mi sa. No, ok, non muoio. Però quella Ems vuole palesemente uccidermi. Mi sta chiudendo, sono morto. Mantieni la calma. Scusami, quante coppe c'ho con lui? 332. Vabbè, palesemente incontriamo dei player e non dei bot. Ma a noi ci va bene lo stesso. Ogni tanto avere l'ebbrezza di riuscire a giocare un minimo va bene così. L'importante è aver ucciso il primo. Non mi sta simpatico, scusatemi. No, scherzo, in realtà gli voglio bene, però... Oh, c'è un altro Colt. Attenzione. Oh, c'è anche una Bonnie qua in mezzo. Allora, dobbiamo prenderci un po' di energie. Purtroppo sta mappa che hanno messo ora è un po' una rottura di scatole. Perché? Perché spawniamo tutti tipo Hunger Games. Aspetta un attimo che... Ok, spawniamo tipo tutti Hunger Games, no? Tutti a cerchio, e non si capisce mai niente. Tra l'altro Hunger Games, che ora che l'ho nominato, mi è venuta voglia di guardarlo, e penso proprio che quando finirò questa live e anche questo video sarà la prima cosa che farò. Vorrei ammazzarlo quel bombardino, eh. Esatto. Potenzialmente vinta questa partita. Potenzialmente vinta. Ok,
Andiamo avanti. Andiamoci a fare un KO che forse è meglio. Aspetta. Ma tra poco mi danno un po' di soldini. Vabbè, 200. Praticamente non servono a niente. KO. KO. Me la voglio chillare in KO. Potenzialmente persa, dovevo dire. Scusatemi. Ogni tanto sbaglio con le parole, ragazzi. Non ve la prendete a male. Dai. Succede. Anche a Xiao succede di sbagliare. Non è che... Dai. Per favore. Non mi criticate. Ok. Vediamo. 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 Allora, tecnicamente è una mappa molto aperta. Questa qua dalla distanza. Quindi non dovrei avere così tanti problemi con Colt. Però ovviamente stiamo attenti perché pure loro c'hanno gente che gioca dalla distanza, quindi occhio. Ok, prima kill. Però Brock è cattivello. L'ho ucciso. What? Ma com'è possibile? Ma non me l'aspettavo minimamente questa cosa. Dai, fammi fare la tripla a sto punto. Godo, godo, godo di brutto. Godo di brutto, tripla così per Xiao. Ok, comunque il gadget che ti ricarica i colpi, raga, è anche questo secondo me è mega rotto, eh. Però mi sa che sto giro mi hanno ammazzato mezzo. Aspetta che non lo so. Vabbè, mi ha palesemente rubato una kill. Sono morto, GG. Sono andato troppo avanti. Chiedo mea culpa, mea culpa, mea culpa. Vabbè, i miei amici ovviamente non sanno giocare, altrimenti non avrei fatto tripla in questo round. Quindi ce la dobbiamo giocare all'ultimo. Questo ci accorvo. Boh, vabbè, andiamo avanti, dai. Gioco un attimino più safe perché ho capito che se muoio io è finito il game. Quindi magari, come si dice, un minimo forse di... Esatto. Allora, ok, bene così, Brock è morto. È morto anche la... Vedi, io devo giocare praticamente, se no è la fine, raga. Devo giocare io, se no loro non ce la fanno. Ok, c'ha uno di vita quel tipo, eh. Ok, vabbè. Si è preso la kill che doveva essere mia, perché avrei dovuto avere tipo 6 kill. Ma va bene così, a noi ci va bene così. Bravo Corvo, il tipo con Buzz cambia telefono o cambia direttamente il gioco, perché mi sa che non è cosa tua. Andiamo avanti. Bella, bellissima comunque, raga. Tutte le animazioni, proprio figa sta skin. Mi piace veramente un botto, cioè tutta bella. Wow, tra l'altro, giusto così per dire, tecnicamente in questo video abbiamo pure la possibilità di andare ad aprire uno star drop. Perché se facciamo le missioni, che tanto alla fine sempre di giocare si tratta, avanziamo col pass, che ormai ho finito, però c'è sempre la cosa all'ultimo, no? E quindi dobbiamo fare la missione in due. Siamo in game con Krall, Ulas Krall, che gioca a Beryl, sapete? Che è uno dei miei brawler preferiti. E vabbè, andiamo direttamente al centro. Noi non ci abbiamo paura di niente. Il mio amico un po' di più in realtà. Aspettate un attimo. Ho un po' paura di quello che potrebbe succedere. Jenny, ti mando un bacino. Grazie mille per la sub. Sì sì, Jenny si è appena subbato. Io sono ovviamente morto. Grazie mille Jenny per la sub. C'è un problema. Mi sono distratto e il mio amico non sa palesemente giocare. Riuscisse... Ok, vabbè, lasciamo perdere un attimino. Perché chiedo scusa, raga. 4... Ho perso un bordello di coppe. 5, tipo 4, 5, non lo so, vabbè. Allora, andiamo subito. Ok, magari a sto giro evitiamo di perdere, per favore. Scusatemi, mi sono distratto un attimo. Può succedere. Allora, ok, il nostro amico Nico. Non è tipo il nome delle tipe gatto, vero? Sì, vabbè, speriamo non sia cringe il tizio. Allora, occhio che qua c'è un pochettino di gente cattiva, ragazzi, eh. Sto notando che sono un pochettino arrabbiati, ragazzi, qua. Però qualche kill dobbiamo farla. Ok. Dai che è morto, godo. Occhio. Madonna, ma quanto è forte Colt, ragazzi. Spaccato a metà sto coso, è incredibile sto brawler. No, non ci credo che l'ho trollata così, non ci credo. Vabbè, abbiamo vinto comunque, però non ci credo che l'ho trollata così. Ma io dico, cioè, ora una cosa, no? Così. Io te lo dico, tu che m'hai killato, te lo dico proprio così, a cuore. Ma puoi giocare con un tank come il primo, avere 5.000 di vita e stare infrattato nei cespugli? Guarda che non è Call of Duty, eh. Lo dico così per dire. Cioè, ma io veramente, ragazzi, vabbè, lasciamo perdere, dai, andiamo avanti, che è veramente vergognosa come roba. Vediamo a sto giro magari di vincerlo un game, perché, sai, chi è? Papisco si chiama il nostro amichetto qua. Ok, bene. Allora, lì c'è... un po' di gentaglia. Ok, il nostro amico ha fatto un bel lavoro con l'energia, ne ha preso un po'. Ok, potremmo tranquillamente killare loro comunque, amico, eh. Esatto. Però questo sta per killare me. Occhio che... Ma dov'è? Ah no, che è andato giù direttamente. Ok. Oddio, c'ho un altro Colt. Godo. Zio, c'ho uno di vita però io, eh. E si è fatto ammazzare. Ma perché? Perché? Perché la gente gioca così? Perché? Ok, vabbè, giustamente devo morire di nuovo terzi. Di nuovo terzi. Sì, ma non posso continuare così che prendo sempre una coppa, zio. Cioè, poi per carità le sto vincendo, però scusami, quante erano che ne dovevo vincere anche per capire? Vinci 3 battaglie con Pam, Mr. P o Sam. Ah, ma
Non era Colt. Però con Colt c'ho da fare praticamente la missione di fare danno in sopravvivenza in due. Quindi comunque a prescindere è una missione e va bene. Chi è con me? Oh, ci abbiamo un Edgar. Vediamo se sarà degno. Speriamo di sì. No zio, ma te ne sei già andato. Vabbè. Ma se si chiama sopravvivenza in due, ma il tipo lo capisce che si deve giocare insieme? Cioè, non lo so. Boh, vabbè. Vabbè, oddio, che in realtà sta facendo pure bene. Però sei un po' un idiota. Cioè, arriva Bibi così, ti fa il culo. E vedi che sei uno stupido. Sei uno stupido. Sei solo uno stupido. Ma in realtà la potrei pure ammazzare, ragazzi. Però. E sono morto, raga. Che odio però veramente sta gente, oh. Vediamo che cosa succede qua. C'ho un pochettino di paura. Speriamo di riuscire a vincere. Siamo 2v2. Però non so dove sono gli altri. Sono nascosti ovviamente in 10 spugli. Eccoli. Se li uccide Xiao così. Ragazzi, veramente una cafonata questa cosa che ho appena fatto. 47.000 di danno. Ce la facciamo a finire. Oh, grazie Dio. Quindi tecnicamente riusciamo anche ad aprire lo star drop. Spero di sì. Corretto. Neanche a dirlo perché figurati. Vabbè, andiamoci a fare, dai, a caso, proprio giusto perché voglio, una KO, solo così, perché mi va. Meglio tardi che mai, esatto. Ok, ci abbiamo un altro Colt contro, che ha una skin peggiore della mia, se posso, eh. Alzo la mano, dico se posso. Ok, però potrebbe essere anche più forte di me questo Colt, ma vediamo, mai dire mai. Però Colt e Iris insieme, non posso reggerli Colt e Iris insieme, va bene tutto, però... L'ho quasi ammazzato, raga. La cosa divertente è questa. Però, occhio a stare al centro che finisce male. Allora, vediamo di giocare in modo tattico. Ah, ma è già morto uno dei nostri? Perfetto così. Bella questa cosa. Mi serviva proprio saperla. Occhio, sì, che quella sta arrivando qua, eh. Ok. Mi ha pure rubato la kill. Ottimo. Oddio, come l'ho ucciso quel Colt! Come l'ho ucciso! Che kill assurda gli ho fatto da lontano! Ok, adesso rimane quella che leva 8.000 a colpo. Riusciremo a killarla? Sì. Perfetto. Andiamo ora. Attenzione al secondo round, che ora qua è tutto distrutto, eh. Non ci possiamo più proteggere da niente. Occhio. Ok, ha fatto male anche a me. Oddio. Ma zio, ma quello è FK! Ma com'è possibile? Aiuto! Ok. Calma che qua... No, ma ho ucciso. E abbiamo perso sto round. Ok, non è più FK, ma... Vabbè. Come se lo fosse, perché ovviamente è un bidone dell'umido sto tizio. Ma perché in KO mi trovo questa gente così scarsa? Cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto di male per meritarmi questo schifo? Oddio. Oddio. Aspetta che però il nostro amico Bo se la cava, eh? L'ho chiamata. Mo vedrai che è il più scarso del mondo. Ma cos'è? Una battaglia chi si nasconde meglio? Ma che fa quel... Vabbè, ragazzi, ma quella Iris è... cioè, non so neanche come siamo morti da lei. Guardate che figa poi l'animazione anche quando vinco. Bellissima. Bellissima. Ah, ero pure sfavorito. Quindi significa che quelli che erano contro di me ci avevano pure più coppe. Boh, non lo so cosa significa. Però nel dubbio GG. Prendiamo i soldi? No, tra poco però. E io allora mi faccio una bella raffa gem, giusto per concludere, no? Il cerchio della registrazione. Da oggi lo chiamerò così. Il cerchio della registrazione. Così si chiamerà. Ce la facciamo ad entrare in game? Chiedo, perché non si sa mai che... Ufficialmente mancano 5 minuti alla mezzanotte. Quindi proprio preciso per finire questa rec. In realtà anche meno di 5 minuti dura una raffa gem, credo. Ma vabbè, mo vediamo. Comunque c'è sempre un spettatore. Mi piacerebbe sapere chi è. Ok? Colti nel raffa gem è bello cattivo, eh. Solo che però c'è pure Edgar. Che le gemme se le è prese lui. Ok. Cioè, aspetta, veramente... Cioè, mi hanno rubato sia la kill di... sia la kill di El Primo che di Corvo. Bello. Mi piace un sacco questo gioco quando succedono queste cose. Oh, oh. Perché non uso il gadget che mi ricarica i colpi? Sono morto. GG. Non mi piace questa cosa. Ci dobbiamo impegnare, se no è la fine. Non mi piace. Non voglio assolutamente chiudere il cerchio della registrazione così. Quindi, per favore, Xiao. Ok. Ammazzatelo, godo. Ma zio, ma quanto sei stupido a pusharci così però. Fatelo dire, sei un po' stupido, eh. Ok, venite qua, camperiamo. Non c'è bisogno di fare cose strane. Fai pushare il primo che... Ma oddio, in realtà neanche lui può pushare. Non deve pushare manco lui in realtà. Ok. Madonna ragazzi, ma che difesa fa Colt? È allucinante. Ok, la vinciamo così quindi. Molto meno, 2 minuti è durata, altro che 5. Incredibile. Ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Non so come quella sia la migliore, ma vabbè. Ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa skin. E sono curioso anche di sapere qual è la vostra skin preferita di Brawl a questo punto. Perché tra l'altro a breve arriverà pure la tier list, che ve l'avevo promessa. Quindi niente, alla prossima. Ciao.